A quel tempo, a custodire i raccolti degli uomini vi era una dea. Demetra. Dall'unione di Urano, il cielo stellato e Gaia la terra, nacquero le più potenti creature, i titani e le titanesse. L'unico modo per Efesto per farsi sentire era aprire la boccuccia e... Non sapeva, Core, che da molto tempo un dio potente, il signore degli inferi, Ade, il signore dai capelli di cenere, la guardava, la voleva, ma sempre, sempre correre insieme alla madre, sempre protetta dalla sua ombra, non la poteva avere. Ma quella volta, quel giorno, Core era da sola nel campo, da sola stava. Felice! Felice lontano da me? Rapita ai miei occhi, felice, ha fermato corso Helios! Guarda, una creatura caduta dal cielo! Oh, sarà figlio degli dèi, guarda! Com'è peloso! Cominciò a lavorare per sua madre. Madre, io ti lascerò andare se potrò sposare una dea. Non abbiamo niente qui, andate via! Camminarono per giorni e giorni senza trovare una sola porta aperta, senza che nessuno desse loro un po' di pane o un po' d'acqua. Il vecchio Filemone guardò Baucide. Hai visto? Il vino continua a zampillare. Un albero stava diventando. E Baucide guardò Filemone. E Filemone era pieno di foglie verdi. Tu sei tu. E sei diversa. Non sono più Core, madre. Ora sono Persefone. 4, 5, 6, dove sono io? Tu ci sei. 1, 2, 3, io sono te, tu sei me.